Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Una buona domenica a tutti. Oggi si interrompe il ciclo del tempo ordinario perché questa domenica coincide con una festa, quella dell'esaltazione della croce. Sappiamo che i primi cristiani non avevano molta simpatia per questo simbolo, difatti avevano altri simboli che rappresentavano la loro fede, ricordiamo l'ancora, il pastore. E poi, quando è arrivato Costantino, che ha messo quella croce d'oro proprio sul Calvario, anche i cristiani hanno preso questa croce come il simbolo della loro scelta di vita. E allora è nata poi la festa di questa esaltazione della croce. E che cosa significa questa esaltazione? Il brano evangelico di oggi insisterà su un verbo, l'innalzamento, il Figlio dell'uomo che deve essere innalzato, deve essere glorioso, ma questi termini nel Vangelo di Giovanni sono impiegati con un'accezione diversa da quella ordinaria, quella che noi usiamo di solito. Vediamo questo brano che è inserito nel discorso che Gesù fa parlando con Nicodemo, lo ricordiamo, questo personaggio che indica, proprio secondo la interpretazione tradizionale, colui che nella notte va alla ricerca della luce, è il rabbino, è il fariseo, che è cresciuto con una sua mentalità legata alla tradizione, viene scosso dai segni che Gesù fa ed è attratto dalla sua luce. E quindi ci mettiamo anche noi adesso in ascolto insieme con Nicodemo di questo discorso molto importante che Gesù fa sul credere in questo Figlio d'uomo che viene innalzato. Che cosa significa credere, innalzare, ricevere la vita eterna? Lo vediamo studiando proprio quasi direi parola per parola questo discorso che Gesù sta facendo con Nicodemo. Quindi ci mettiamo anche noi in ascolto insieme con questo personaggio che ci è simpatico, anche perché proprio sarà ai piedi della croce quando lui riceverà la luce piena. Dice Gesù: nessuno è mai salito al cielo, fuorché colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. Vuol dire, nessuno è mai andato in cielo per contemplare il volto di Dio, il suo progetto di salvezza, ha mai contemplato l'amore infinito di Dio. Non lo si può contemplare salendo al cielo, nessuno l'ha mai fatto. Però c'è un Figlio d'uomo che è venuto dal cielo e lui ha visto il volto del Padre e quindi ce lo può rivelare. È Gesù di Nazareth, colui che è il Verbo del Padre che si è fatto carne, si è fatto uno di noi, proprio per mostrarci il volto autentico di Dio. E come ce lo mostrerà? Ce lo dice proprio in questo discorso. Ci mostrerà il volto di Dio nel culmine della rivelazione di questo volto, che è l'innalzamento sulla croce. Eccola, questa esaltazione, sono tutti termini che sono equivoci perché non sono impiegati nel modo come noi ordinariamente li intendiamo.
Si rifà anzitutto Gesù a un'immagine che c'è nel libro dei Numeri, al capitolo 21, dove c'è quel racconto dei serpenti che mordono gli israeliti che stanno attraversando il deserto del Sinai. E dice questo racconto che a un certo punto il popolo si lamenta e Dio dice a Mosè: prendi un serpente, fatti un serpente di bronzo, mettilo su un palo e tutti coloro che guarderanno quel serpente di bronzo rimarranno in vita. Chiaramente si tratta di un gesto che si rifà a questa immagine del serpente che è sempre interpretato, legato con le guarigioni, lo ricordiamo il caduceo di Esculapio, il serpente che è simbolo di morte ma è anche simbolo di vita. Bene, è certamente un richiamo anche alla concezione magica che c'era in quel tempo di questi gesti. Questo a noi non interessa, ma ci interessa invece il modo come Gesù interpreta questo segno che si trova nel libro dei Numeri, un serpente che viene innalzato e coloro che lo contemplano vengono curati. E adesso Gesù lo applica a ciò che accadrà a lui. Bisogna che il Figlio dell'uomo, che è venuto dal cielo proprio per rivelarci ciò che lui ha visto, ciò che lui ha contemplato, che è il volto del Padre e il suo disegno sul vero volto dell'uomo, suo figlio, bisogna che sia innalzato. Quel bisogna è molto forte perché non indica una fatalità. Capiterà questa sventura, questa disgrazia. Dice no. Affinché questo figlio dell'uomo possa rivelare realmente il volto del Padre, quindi la sua immensa capacità di amare, volontà di amare l'uomo, è necessario che venga innalzato. Che cosa significa questo innalzamento? Innalzarsi è proprio per mostrare tutta la propria gloria. Lo sappiamo, per essere gloriosi bisogna che ci innalziamo, che ci facciamo vedere. E per farsi vedere tante volte bisogna salire e schiacciare gli altri, considerarli degli sgabelli che ci possono aiutare, ci possono servire per salire in alto e farci vedere. E qui c'è un altro innalzamento, il vero innalzamento, la vera gloria, la vera manifestazione del volto autentico di Dio che è amore e solo amore. E il modo, l'unico modo che Dio aveva per mostrare quanto ci ama era quello di donare la vita. Non è che Dio abbia voluto la morte di suo figlio, ma in questo crimine commesso dagli uomini Dio ha compiuto il suo capolavoro, ha rivelato quanto ci ama. Del resto, se uno è innamorato, ha un'unica possibilità di mostrare davvero il culmine del proprio amore, è quello di donare la vita per la persona amata. Questo termine innalzare viene ripreso per ben tre volte nel Vangelo secondo Giovanni e al capitolo 12, la terza volta, quando viene richiamato, c'è un'espressione molto bella quando dice che tutti volgeranno lo sguardo. Verrà il giorno in cui tutti contempleranno e crederanno in quel figlio d'uomo innalzato. Quello è il vero innalzamento, quello che ti rende davvero glorioso se tu assomigli a lui. Continua Gesù dicendo: chi crede ha la vita eterna. Chiunque crede in questo figlio d'uomo. Che cosa significa anzitutto questa vita eterna? Noi quando diciamo eterna intendiamo una vita che non finirà mai, e noi pensiamo alla vita eterna, a una vita che ci verrà data dopo la morte, questa finisce, ma poi dopo ce ne viene data un'altra. No, 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 la vita eterna non si riferisce tanto a una vita che
continuerà sempre, quindi la durata, si riferisce al suo carattere che è definitivo, che è indistruttibile per sua natura, perché la vita dell'Eterno, la vita divina, e a questa vita bisogna essere generati. Del resto Gesù l'ha già detto a Nicodemo, bisogna nascere dall'alto. E Nicodemo non ha capito che cosa significa questo nascere a una vita dell'Eterno. La vita è sempre un dono, nessuno di noi si è donato la vita. Per quanto ci sforziamo, la vita, dobbiamo prendere coscienza, ci viene donata. E lo stesso accade, quello che accade nella vita, per la vita biologica, accade per la vita eterna, la vita dell'Eterno. Se non ci viene donata, noi abbiamo solo il primo dono, che è quella biologica, che dura poi neanche tanto, è molto importante, è un dono questa. Ma Gesù dice a Nicodemo, guarda che se non ti viene data dall'Eterno la sua vita indistruttibile, quando finisce la vita biologica, tu sei finito del tutto. Gesù è venuto a dirci che il Padre ci ha fatto questo dono, e questo dono viene accolto quando si crede nel suo innalzamento. Guardare e credere vuol dire anzitutto avere capito di che cosa è segno quell'innalzamento. Per noi la croce è segno soprattutto di dolore, di morte. No, la croce è segno di una cosa sola, di un amore massimo, sommo. Questo è il simbolo della croce, quel segno che noi siamo invitati a contemplare. Adesso ci chiediamo che cosa significa credere. Credere vuol dire avere capito che quello è il segno di quanto Dio ci ama. Lì ci ha mostrato il suo volto nel suo figlio. Figlio, nella concezione semitica, è colui che assomiglia al Padre. Lì abbiamo sulla croce la rivelazione massima dell'amore di Dio, e anche credere vuol dire avere capito e aderire alla sua proposta di uomo. Amare il fratello come lui ha amato l'uomo. Questo l'uomo riuscito, tutte le altre realizzazioni sono disumanizzanti. Il vero uomo è colui che ha assimilato questa capacità di amare fino al dono totale di sé. Credere vuol dire fidarsi di questa sua proposta. E che cosa significa allora questo richiamo che Gesù ha fatto al libro dei numeri e a quel serpente che era stato innalzato? Colui che contemplava quel serpente, poi quando veniva morsicato, contemplare il serpente di bronzo costituiva l'antidoto al veleno che gli era stato iniettato. Bene, quando noi consideriamo ciò che accade nella nostra vita, noi vediamo che ci imbattiamo continuamente in serpenti che avvelenano la nostra esistenza. E ci tendono delle insidie che vengono da fuori di noi e da dentro di noi. Pensiamo alla pubblicità, alla televisione, alle riviste spazzatura, ai discorsi che ci vengono fatti, che ci fanno proposte che non sono di vita, sono di morte. Questo è tutto veleno che ci viene iniettato ed è inevitabile che questo accada. Questi veleni li conosciamo bene: la bramosia dell'avere, la frenesia del potere, la smania per apparire e per ottenere tutti questi risultati. Noi ci ripieghiamo su noi stessi, non pensiamo agli altri, anzi li sfruttiamo, li usiamo per raggiungere i nostri obiettivi. Bene, lo sguardo rivolto a colui che è stato innalzato, che ci mostra il vero volto di Dio e il vero volto dell'uomo, è quello che ci cura dal veleno di morte che questi serpenti sono sempre pronti a iniettare nel nostro cuore. Ecco allora come il mondo viene giudicato dalla croce di Cristo.
Cristo viene giudicato non per essere condannato, ma contemplando questa croce, questo figlio d'uomo, il mondo si rende conto di essere disumanizzato. Continua la meditazione adesso, e la meditazione lo si comprende, non è più quello del discorso che Gesù fa, ma è la meditazione dell'Evangelista dopo la Pasqua. L'Evangelista, il quale, ripensando a ciò che è accaduto nella Pasqua, dice: Dio ha tanto amato il mondo da donare il Figlio unigenito affinché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Ecco che cosa ha fatto Dio. Ha tanto amato l'umanità da donarci questo figlio, il quale ci ha mostrato il suo volto, e non ha mandato il suo figlio per condannare, per giudicare il mondo, ma soltanto perché il mondo si salvi. Qualcuno dice: se noi parliamo di questo amore di Dio incondizionato, poi gli uomini diventano cattivi. È esattamente il contrario. Se noi capiamo l'amore di Dio, non diventiamo cattivi. È l'unico modo per comprendere che sia uomini, che sia davvero suoi figli, se siamo capaci di amare come Lui ci ha mostrato nel Figlio dell'uomo innalzato sulla croce. Auguro a tutti una buona domenica, una buona settimana.